questo è il campo più grande, ma nel loro complesso l'estensione del primo progetto poi vedeva 72 ettari. Noi abbiamo cercato anche di spiegare alla popolazione che cosa significa 72 ettari solo di pannelli, perché poi ci sono le strutture, diciamo, a servizio dei pannelli, ma solo di pannelli significa più di 110 campi di calcio in un'area che è una riserva naturale. Gianluca Vallero è il sindaco del piccolo borgo di Rivarossa, in provincia di Torino, che conta poco più di 1500 abitanti. Con lui ci rechiamo sui terreni del demanio militare, dove il Ministero della Difesa ha deciso di realizzare un mega parco fotovoltaico da 498.000 pannelli. Ecco, vedete che arriverebbero i pannelli proprio al confine con quella vegetazione e coprirebbero tutta questa zona a prato. Come detto, i campi sono di proprietà del Ministero della Difesa, lo stesso che ha blindato l'intervento ritenendolo una prestazione strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa, il tutto da realizzarsi attraverso una società per azione che lo stesso Ministero controlla al 100%, la Difesa Servizi S.p.A., cui è affidata la gestione, promozione e messa a rendita di alcuni asset. Tra questi ci sono 600 ettari di suolo libero a livello nazionale, dove sono compresi appunto i 72 dell'area della Vauda, in provincia di Torino. È un'altra delle aree in cui gli agricoltori avevano di fatto un libero accesso, pagavano un affitto e coltivavano queste aree, ed è, diciamo, l'altra area che sarà coperta da pannelli fotovoltaici. Il limite è sempre la vegetazione, quindi dove si vede l'inizio della brughiera, quello è il confine dell'area. La delega a Difesa Servizi S.p.A., regolata dal contratto di esercizio stipulato tra Ministero e società il 7 luglio 2011, non è in bianco. Tramite apposito decreto, infatti, il Ministero della Difesa e quello dell'Economia e delle Finanze hanno stabilito che la società si dovesse muovere nel pieno rispetto dei vincoli ambientali. Vincoli che non riguardano solo le aree interessate, ma anche le finalità. Lo scopo è quello di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché di conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate. Viene da chiedersi, se lo sono chiesto tutti, come a fronte di atti normativi, seppure magari di indirizzo, della regione e della provincia, sia stato possibile che la Beletric, in collaborazione col Ministero della Difesa, chiedesse di fare questo intervento in una riserva naturale. Ora, noi sosteniamo e sosterremo, anche se del caso nelle opportune sedi, che questo non sia un fine istituzionale del Ministero della Difesa. Il primo progetto è stato presentato a partire dall'agosto 2012 dalla società Cirie Centrale in accomandita semplice, con sede legale a Roma e controllata al 99,9% da un ramo della prima multinazionale al mondo per installazione di pannelli fotovoltaici. Ne possiede 1 gigawatt su 101 a livello mondiale, che è tedesca e che si chiama Beletric. Lo 0,1% di Cirie Centrale fa invece riferimento alla filiale italiana Beletric Italia SRL, che dei 1000 euro di capitale sociale complessivi ne mette uno soltanto. Per una gestione per pluriennale per 25 anni. 25 anni. Dopodiché dovrà essere smantellato. Il canone riconosciuto dalla società a Difesa Servizi e per questa al Ministero è di vostra conoscenza? Non lo conosciamo. Dalla metà del mese di aprile di quest'anno sono comparsi degli avvisi in formato A4 legati con fascetta ai cartelli stradali che impediscono l'accesso ai campi su cui dovrebbe sorgere il megaparco fotovoltaico. L'ordinanza che ha emesso il Comune di Lombardo è cautelativa. I metodi con cui sono stati raccolti questi dati sono tutti da verificare. Noi abbiamo chiesto, come comunità di enti locali, che vengano fatti degli accertamenti dall'ente deputato che è ARPA. Una volta che avremo questo tipo di dati sapremo anche in che condizioni sono i terreni. Sta di fatto che sono sempre stati utilizzati come terreni agricoli e mai nulla è stato rilevato in ordine al loro inquinamento. Per l'agricoltura è un danno importante, anche dai dati che abbiamo raccolto recentemente, un danno che potrebbe incidere nella misura del 15% dell'entrata che ha un'impresa agricola, e quindi a fianco al danno
paesaggistico e naturalistico in senso più ampio, c'è un danno all'economia locale che ormai dagli anni 2000 in avanti vedeva proprio nella dimensione agricola del territorio una delle dimensioni su cui puntare, lo vede ancora, in un'area in cui non c'è più niente altro, perché l'industria sostanzialmente si è dimezzata negli ultimi anni. A denunciare l'impatto ambientale assolutamente devastante è stato anche Antonio Saitta, che dalla provincia di Torino è il presidente. Il 6 marzo scorso ha inviato una lettera di netta opposizione anche al secondo progetto presentato da Cirié, indirizzandola ai titolari della difesa, dell'ambiente e delle politiche agricole, perché è convinto che le legittime esigenze del Ministero della Difesa di valorizzazione del patrimonio militare italiano non possano superare il diritto alla salvaguardia ambientale. Questa è una battaglia contro chi vuole utilizzare il suolo libero. Tra l'altro, in un momento in cui Regione Piemonte e Provincia di Torino hanno approvato degli atti che vietano l'utilizzo del suolo libero per impianti fotovoltaici, quindi difendere la natura, il suolo agricolo, la dimensione paesaggistica ed agricola del territorio.